città si fa pure di fino alla ora, il soldato che tutta la notte ballò, mi dietro la folla con la nera signora, di lei che cercava lui e si spaventò. Fammi fuggire, fuggire di qua, la palata lì mi stava più vicino, e mi guarda come una minica, e mi ha detto di una mamma, fino a un altro, mentre lui, questo più, questo per le nostre scappare, e lui, questo più, non c'è invece. Ti prego, mi è stato bene, mi prego, ora ti prego. Della band I Carboidrati. Cominciamo subito dal nome della band, perché è difficile trovarla su internet molte volte. Ma infatti quello che dico sempre, bisogna andare a cercare Carboidrati Band, sennò poi nei risultati Google o cose varie escono sempre pasta, pane, tutte queste cose qua e le varie diete e diete varie. In realtà la nostra non è una dieta, nel senso che una band, appunto, siamo nati ormai da qualche annetto, sono quasi circa 10 anni che suoniamo tutti insieme, e quindi è un'idea che nasce quando avevamo più o meno 12-13 anni. Inizialmente era nato come un duo familiare tra me e mio cugino Pietro, che lui appunto lesse questo nome su una scatola di cereali mentre si stava facendo colazione, e quindi poi è rimasto questo nome nel tempo. In realtà, nonostante sia una parola molto, come dire, simpatica e può sembrare anche banale, in realtà un minimo significato c'è sul fatto che comunque i carboidrati, come danno energia al nostro corpo, noi diamo energia alle persone che ci seguono durante le nostre iniziative, quindi concerti e tutto il resto. Sì, perché adesso venite da un concerto con 18 pezzi. Sì, alla fine ieri abbiamo suonato 18 brani durante la notte bianca di Termini Imerese. Cioè, diciamo che poi la scaletta è sempre, si organizza sempre volta per volta, ogni qualvolta c'è un concerto si rifà la scaletta anche in base allo spazio disponibile, anche in base, diciamo, alle esigenze della piazza. Ieri per fortuna, dai, è stata una bella seratina, anche se ci hanno fatto salire sul palco un po' troppo tardi, però anche quello è il bello del live, il bello di questo lavoro, il fatto che devi comunque aspettarti sempre di tutto, imprevisti, cambi di programma e tutte queste cose qui, quindi diciamo che fa parte un attimo dell'iter quotidiano.
Facciamo un po' i nomi. Io dico il nome e tu dici, o al contrario, insomma, uno dei due. Il basso. Il basso lo suona Antonio Sessa, che comunque è uno dei ragazzi che dall'inizio ha seguito questo progetto, quindi da quando eravamo, da Quindi. quando avevamo appunto 13 anni, da quel momento fatidico che dicevo prima. Poi c'è lo stesso Pietro Sculco, che anche lui è stato uno dei Chitarra anche fondatori lui. Tastiera. assoluti, sì, il chitarrista nonché mio cugino. E poi c'è Leonardo Carluccio che suona la tastiera, che è stato introdotto poi qualche annetto dopo, cioè nel senso che ormai sono già 6 o 7 anni che suona con noi. Poi c'è Federico Vaccaro che suona la fisarmonica, È il più piccolo e il più che piccolo che è Pierpaolo Gangale che suona la batteria. è una new entry di Sì, è una quest'anno. new entry da qualche mese, è da più o meno novembre-dicembre che suoniamo insieme, ma è un ragazzino molto preparato e molto aggiornato sullo strumento e quindi anche molto tecnico. Insomma, si vede che è uno che gli piace la musica. Perché è piccolino, ha appena Sì, sì, finito sì, sì. È la appena finito il maturità. diploma, appena finita appunto la maturità, quindi speriamo appunto di dargli degli input giusti, degli input forti. Perché voi studiate sempre comunque strumenti, cioè è uno studio che va continuamente avanti. Assolutamente, cioè il fatto che la musica è vero che è una cosa che viene dal cuore, uno la deve sentire, devi essere un attimino anche portato per certe cose, però allo stesso tempo bisogna anche curare quello che potrebbe essere, diciamo, un ipotetico talento, quindi bisogna andare a scuola, bisogna seguire dei maestri, bisogna stare un po' dentro al discorso, Perché tutto ormai qui. voi avete 20 anni, una media che va dai 18 ai 20, 21 anni, ma siete dei professionisti. Dei professionisti, boh, non lo so, però sicuramente siamo dei ragazzi che secondo me sappiamo in un certo senso quello che facciamo, e lo facciamo anche con grande nonchalance, con grande naturalità e spontaneità, e tante volte quella è la cosa che ci gratifica e che in un certo senso ci fa anche divertire, ci affrontare anche il palco come un gioco, spesso e volentieri. Infatti delle volte mi permetto di dire che il nostro genere viene chiamato quasi, cioè lo chiamiamo come uno show rock, come un luddi show, cioè nel senso che uno show basato sul gioco, basato sullo scherzo, sul divertimento, sul sorriso della gente. Poi specialmente in un momento come questo, insomma, se si piange anche sotto il palco diventa un attimino traumatica la cosa. Quindi la musica deve farsi carico anche di questi impegni. Avete inserito anche delle canzoni, una che ho sentito è una canzone che riguarda i briganti, cos'è? Una canzone Sì, autentica? perché abbiamo sempre questo taglio mediterraneo in un certo senso che cerchiamo di conservare, quindi oltre a quella che è l'esortazione a tutti i grandi cantautori del passato, quelli che sono i brani nostri che suoniamo durante le esibizioni, poi ci piace molto anche confrontarci con quella che è la nostra cultura più stretta, quindi la cultura calabrese, la cultura meridionale in generale. E quindi Brigantes e More è quel brano che in un certo senso incarna tutto e per tutto il meridione, perché parla del brigantaggio, parla di quel periodo, della questione meridionale e tutto il resto. E quindi ci piace, poi in realtà è anche un brano molto forte musicalmente, ci diverte proprio a livello energetico e di impatto. E poi è uno dei brani che suoniamo da sempre, su The Charm, che facciamo Brigantes e More. Senti, partiamo un attimo dall'inizio e poi andiamo al concreto adesso, alle vostre produzioni e all'evoluzione anche con i festival che avete fatto. C'è qualcosa di importante, il rapporto con la scuola, visto che avete iniziato a 13 anni, perché faccio questa domanda? Perché molto spesso a scuola. Ho saputo che tu avevi frequentato il liceo scientifico, poi siete tutti diplomati, per cui diciamo, siete usciti fuori dalla scuola superiore. Il rapporto con i professori, quando sanno i docenti che i ragazzi si dedicano con una certa intensità alla musica o allo sport, storcono un pochino il naso. È stato anche per voi questo? Cioè, storcono il naso perché Che ci dicono distraiamo da quelle che sì, dallo insomma. studio, No, dalla matematica. effettivamente non abbiamo mai trovato un ambiente scolastico ostile alla nostra passione, anzi, i primi input ci sono venuti proprio dalla scuola. Infatti ricordo, e lo ricordo anche per tutti, insomma, il preside della mia scuola, che era il preside Vincenzo Gabriele,
che poverino oggi non c'è più, perché poi insomma ci ha salutato della insomma, scuola di fa, di Cirobe, sì, sì, questo è importante. Ciro, perché lui è stato il preside sia delle scuole medie ma anche della scuola superiore, e quindi altro che ostilità, lui è stato sempre molto propenso a farci esibire in mezzo agli alunni nelle strutture scolastiche. Ed effettivamente il primissimo concerto ce l'ha fatto fare la scuola media all'epoca. Mi ricordo che dopo la recita di fine anno, di quell'anno poi suonammo 3-4 brani per la prima volta. E poi da lì insomma abbiamo continuato a fare i concerti anche a scuola con tutti i ragazzi. E devo dire la verità, i professori anzi sono sempre stati molto contenti e molto, come dire, positivi al riguardo. L'evoluzione, quindi allora scuola, appoggio della, quindi appoggio della scuola, ribadisco che è molto importante, e appoggio della città anche di Cirò. E dopo c'è stato un balzo, e questo balzo sono stati vari festival, qualche festival al quale voi avete partecipato anche per divertimento, penso inizialmente. Sì, ma perché il festival e tutti questi concorsi canori che ci sono in giro non sono spesso, diciamo, non risultano essere la tua occasione di vita, cioè perché ormai ci sono tantissimi festival di canto, tantissimi festival di musica. Però noi, avendone fatte un bel po', in realtà ci siamo creati un po' la strada, abbiamo conosciuto tanta gente, ci siamo confrontati con tanti professionisti, e questo effettivamente, al di là di quello che può essere il tuo spazio locale, e questo contatto nazionale, insomma, con altri ragazzi, con altra gente, in fondo ti fa crescere e ti fa capire effettivamente quella che è l'essenza di questo mondo, cioè il fatto di confrontarsi, stare sempre in mezzo alla gente, cercare di capire quello che vuole la gente, capire che vuole una piazza, perché anche poi quando vai a fare le feste di piazza trovi sempre delle situazioni diverse, e quindi se c'hai un po' di esperienza questa cosa ti aiuta ad autogestirti nelle varie situazioni. E lui ha fatto anche esperienze come giurato, e quanto ah, è difficile. Sì, sì. Ultimamente sì, diciamo da concorrente a giurato in questi festival, ed è quello infatti quando faccio il giurato è la cosa fondamentale che dico, nel senso che bisogna divertirsi e bisogna in primis cercare di portare sempre qualcosa di positivo a casa, quindi se fai un'esperienza, se fai un concorso, a prescindere da quello che possa essere il risultato finale, bisogna portare sempre l'esperienza in modo positivo, perché già il confrontarsi, già il fatto di incontrare gente nuova, quello è un premio. Ed è un qualcosa in più. Scusate. Telefono. Allora, dai festival poi c'è stata questa esperienza televisiva con Amici, di cui due parole dobbiamo necessariamente. Ma assolutamente, cioè, nel dedicare. Senso che Amici poi è stata l'esperienza cardine da questo punto di vista, perché stare per 3 mesi in TV con, in quella macchina così grande, così veloce, ti fa capire ancora di più come, cioè in realtà abbiamo capito come certi ambienti funzionano, cioè abbiamo capito che esistono degli ambienti che vanno molto più veloce, che sono delle macchine veramente infinite e grandissime, perché appunto quando stai lì incontri tanti personaggi famosi, arriva sempre gente da tutte le parti del mondo, stai sempre lì a fare, a confrontarti con i professori, a prenderti delle critiche, quindi oltre ad essere una grande palestra artistica è anche una grande palestra proprio mentale, personale, da un punto di vista umano. E noi, devo dire la verità, ne siamo usciti per fortuna sani e salvi, e con un motivo, cioè con un motivo in più per andare avanti, un qualcosa in più, cioè Amici ci ha dato un input ancora maggiore per farci credere in quello che facciamo, per dirci in fondo che forse è un mondo che potrebbe essere il nostro, cioè, capito? Quindi una grande esperienza, poi sai 3 mesi tutti i giorni, 8-10 ore al giorno ci sarebbe da raccontare tanti aneddoti, tante cose belle, però mi limito a dire che sono esperienze che se uno riesce a farle penso che le debba fare, a prescindere dalle critiche, poi da quello che dicono, piace o non piace, quello, però a livello proprio oggettivo una grande esperienza molto intensa. Un'esperienza e poi la produzione, perché adesso siete passate ad avere sì, manager, sì, e produzione. Dopo
effettivamente da dopo l'esperienza di Amici è cambiata anche a livello proprio concreto la situazione reale, nel senso che dopo Amici abbiamo un manager che ci segue, abbiamo un produttore artistico che ci segue in studio e tutto il resto. Infatti colgo l'occasione per salutarli, Enzo Longobardi per quanto riguarda la produzione esecutiva e tutta la parte manageriale. E poi c'è il grandissimo maestro Adriano Pennino che segue le nostre produzioni studio ormai da quasi 2 anni e devo dire la verità ci ha dato tanto perché comunque lui sicuramente oggi è una delle menti musicali più apprezzate in Italia, quindi questa cosa ci fa un grande onore e in un certo senso ci spinge anche a crescere il prima possibile, perché poi insomma è gente che ne sa, quindi tu devi imparare il più possibile e in modo veloce, perché sennò il tempo passa, sai? E quindi queste situazioni sono delle cose, cioè sono delle, non voglio ripetere, però sono delle situazioni effettivamente positive che ti fanno continuare a sperare, nel senso che dici, ma forse allora un domani potremmo fare questo nella vita davvero, forse un domani potremmo diventare qualcosa davvero. E quindi continuiamo col sorriso e con grande soddisfazione. Avete inserito nel vostro gruppo, nella vostra band, anche un elemento, penso, abbastanza nuovo, che è la fisarmonica, suonata magistralmente, veramente da Federico. Ci vuoi dire qualcosa quindi sulla fisarmonica e Sì. sulle novità e su quel nuovo che riesce, di antico e di Sì, nuovo che. la fisarmonica è sicuramente quello strumento che in un certo senso da un punto di vista musicale caratterizza molto. Poi noi effettivamente ci serviamo anche un po' di quella che è l'elettronica oggi, il fatto che comunque con una fisarmonica elettrica, diciamo così, si possano fare una serie di suoni che vanno anche oltre la fisarmonica stessa. Quindi noi, avendo un buon fisarmonicista, usiamo non solo la fisarmonica ai fini della fisarmonica, ma delle volte puoi mettere dei fiati, oppure delle volte puoi mettere degli archi. Quindi effettivamente è stata una rivoluzione anche per il gruppo, perché poi Federico sono più o meno 2 o 3 anni che sono con noi, non è proprio dall'inizio. Quindi da quando c'è lui ci siamo caratterizzati ancora di più. Ricordiamo un po' le ultime canzoni che si possono trovare anche su Io iTunes. invito i Ecco. nostri video telespettatori, video radio telespettatori Videodatori. a scaricare, sì, sicuramente c'è il nostro album dell'anno scorso che anche se qui che è disponibile su iTunes e su tutte le piattaforme digitali. E poi per questa estate siamo usciti con una cover molto carina, molto divertente, che è una storia disonesta del grande Stefano Rosso. Quindi abbiamo voluto riprendere questa storiella che dice appunto che è bello due amici, una chitarra e uno spinello. Tante volte può passare come una vera e propria esortazione a quella che può essere lo spinello, eccetera, eccetera, ma in sostanza non è così. Cioè il fatto che questo testo, con quell'aneddoto raccontato in modo molto giovanile, sessantottino, però in realtà serve proprio per angustiare quello che è l'ingordigia. Quindi andare, esortare più quello che è l'altruismo, quindi il dare più che ricevere sempre. E oggi questa cosa un po' sia per esigenza proprio sociale, sia per una serie di motivi che forse manco so, si è persa un po', cioè perché ognuno pensa sempre a se stesso, pensa sempre alle stesse cose, mentre delle volte se si collabora, se si fa gruppo, se si fa massa, le cose si risolvono anche prima e con meno sforzi. La band, vi dà questa sicurezza, l'essere sempre insieme, aiutarvi, fare le prove insieme, cioè l'importanza dell'essere insieme senza bisticciarvi Certo, ma poi guarda, soprattutto. è un equilibrio che cioè è un equilibrio dinamico, nel senso che non è sempre lì. Ci sono momenti più positivi, ci sono momenti meno positivi, ci sono momenti dove si litiga, momenti dove si gioisce. Io spero che riusciremo insomma ad autogestirci, a stare insieme il più possibile. Poi sai, le difficoltà sono anche molte, perché sei persone, sei cervelli diversi, sei ragazzi, quindi delle volte, però io, cioè noi ringraziando il cielo finora
abbiamo una grande pazienza l'uno con l'altro ed effettivamente anche una grande stima, perché io e Antonio abbiamo fatto la classe insieme, poi prima che arrivasse Pierpaolo c'era un altro ragazzo che suonava la batteria che era comunque un altro ex compagno di classe mia, con Pietro Sculco siamo cugini in primo, con Leonardo, insomma c'è, oltre ad essere una band siamo anche compagni di vita, nel senso che usciamo sempre insieme, siamo molto amici. Quindi, e questo fortunatamente ci ha portato un qualcosa in più, che non è sempre scontato, perché tante volte quando si è troppo amici poi si rischiano anche di crearsi delle cose un po' così, e quello, l'invidia, la gelosia. Invece noi, devo dire la verità, forse sarà che ci piace suonare, quindi poi fondamentalmente si risolve sempre tutto suonando. Quindi allora, è difficile ma allo stesso tempo è facile stare insieme. Ultima cosa, ovviamente salutando tutti gli amici, i fans, perché già ne avete tantissimi che vi seguono, i vostri genitori approvano, vi seguono, sono contenti o vi dicono beh insomma forse è meglio un lavoro di impiegato? No, io penso che se non ci fossero i genitori non avremmo potuto fare il 70% di quello che abbiamo fatto, e questa non è una lavata di faccia nei confronti di qualcuno, però effettivamente sono loro i primi investitori, si può dire, sì. I primi che investono su questo progetto, che ci danno tanta fiducia e insomma e ci dicono di andare avanti, in un certo senso tante volte tolgono i soldi anche quando soldi non ce ne sono e vi rendono tranquilli. Quindi e sereni. Sì, ecco, è quella la parola giusta, cioè ti rendono tranquilli e ti fanno appunto, ti fanno da pavimento in questo mondo che delle volte ti lascia veramente sull'orlo del, non lo so, del buio, perché non sempre ci sono belle sorprese, ci sono anche tante delusioni, quindi avere le famiglie dietro che in un certo senso ti vogliono bene, ti danno una mano in tutto e per tutto vuol dire tantissimo, specialmente in questa fase del progetto, in questa fase anche della nostra vita e della nostra età. Quindi un grande applauso ai genitori. Un abbraccio a tutti i genitori allora. Grazie Pasquale, ciao. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my hands on my soul. I'm gonna go get my h